Siamo lieti di aver rispettato in pieno i tempi stabiliti con il cronoprogramma che abbiamo stabilito intorno al tavolo al momento dell'insediamento dello scorso mese di maggio. Abbiamo quindi concluso entro la fine dell'anno la seconda fase dei lavori, individuando negli ipogei dell'acquamara e del purgatorio i tratti della rete ipogeica che attraversa il sottosuolo agrigentino, in cui saranno realizzati prioritariamente lavori per la messa in sicurezza e per una valorizzazione, anche ai fini di una proficua utilizzazione turistica di una parte di questi ipogei, chiaramente. Ho redatto contestualmente tutti gli atti di gara e quindi i capitolati prestazionali, abbiamo redatto i cronoprogrammi, abbiamo redatto i bandi per l'affidamento a liberi professionisti di un rilievo dettagliato del sottosuolo in corrispondenza di questi due ipogei per una lunghezza, per un percorso di circa 1200 metri. Il rilievo che i professionisti affidatari dovranno svolgere entro il termine di 40 giorni. Acquisiti questi rilievi, il tavolo riprenderà i lavori con la redazione dei progetti esecutivi per i due ipogei, progetti che potrebbero essere pronti già a fine luglio e che saranno finanziati con fondi del Ministero dell'Ambiente già in capo al Comune o con fondi comunitari in capo alla Regione Siciliana, e tutto questo grazie al grande interesse, alla grande attenzione mostrata nei confronti della rete ipogeica agrigentina, da un lato dal sindaco Firetto e dall'altro lato dal presidente della Regione Musumeci.